Salve interisti, benvenuti nel nostro canale di notizie sull'Inter. Qui pubblichiamo le ultime news aggiornate dell'Inter, e ogni vero tifoso nerazzurro è iscritto a questo canale, perché ogni giorno riceve notizie in prima persona. Quindi se sei un appassionato tifoso dell'Inter, unisciti a noi. Iscriviti al canale, così sarai sempre avvisato quando escono nuove notizie sull'Inter. Oggi la notizia è estremamente importante, quindi vi chiedo di rimanere fino alla fine per non perdere nessun dettaglio. Andiamo! Che partita di calcio emozionante è stata l'andata della semifinale di Champions League! I tifosi hanno assistito a una partita ricca di emozioni, con due delle migliori squadre d'Europa che si sono affrontate in campo. L'Inter ha aperto le marcature dopo 7 minuti e 23 secondi, grazie a un gran gol di Edin Dzeko, che ha colpito un bel tiro di sinistro nell'angolino del portiere avversario. Il gol arriva in un momento cruciale della partita e regala ai nerazzurri un momentaneo vantaggio per 1-0 sul Milan. Questo gol è stato ancora più notevole in quanto è stato il secondo gol più veloce segnato da una squadra italiana nelle semifinali di Champions League. Dzeko è una vera leggenda del calcio, avendo segnato 400 gol durante la sua carriera professionale. È noto per la sua abilità, visione di gioco e precisione nel tiro in porta, che lo rende una delle stelle della squadra. Metti mi piace al video se sei d'accordo che Dzeko è uno dei migliori giocatori di questa stagione. Non sorprende che Dzeko sia diventato il secondo marcatore più anziano nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League dopo Ryan Giggs. Giggs ha segnato il 26 aprile 2011 nella semifinale del Manchester United contro lo Schalke 04 quando aveva 37 anni. Ma ciò che rende ancora più impressionante Dzeko è che ora è entrato a far parte di un gruppo esclusivo di giocatori che hanno segnato nelle semifinali di Champions League indossando due maglie diverse. Ha segnato per la Roma contro il Liverpool nella semifinale del 2018, e ora ha segnato ancora per l'Inter. Solo 11 giocatori hanno questo traguardo e Dzeko è uno di questi. Non vediamo l'ora di vedere cosa hanno in serbo Dzeko e l'Inter per il ritorno a San Siro di martedì 16. Con l'abilità di Dzeko, unita alla sua esperienza e alla sua leadership, non c'è dubbio che possa aiutare la squadra ad avanzare verso la finale di Champions League. Sarà una partita imperdibile per tutti gli appassionati di calcio, e non vediamo l'ora di vedere cosa succede in campo. Credi che l'Inter abbia le carte in regola per raggiungere la finale di Champions League, guidata dal talento di Dzeko e di tutta la squadra? Commenta qui sotto!